l'attenzione che ha voluto dedicare Rete 8 con queste trasmissioni, ma le manifestazioni in omaggio alla figura di Liliana Merlo come continueranno? Ma naturalmente io e mio fratello stiamo pensando ad uno spettacolo per il prossimo anno che dovrebbe coincidere più o meno con l'ottantesimo anniversario della nascita di mia madre. Ma vorrei aggiungere, io spero che questo tipo di iniziative non vengano semplicemente dedicate al nome di mia madre in maniera, come dire, solo di facciata, capisce? Non vorrei questo, cioè intitolare una serata di danza al nome di mia madre, ma così, insomma, appiccicacciolo sopra, non è la mia intenzione. Io vorrei che questo tipo di iniziative proseguissero ad essere quello che sono state già dall'anno scorso, cioè qualcosa di finalizzato in una certa maniera, con un taglio suo particolare, che riprendano insomma un po' il discorso che mia madre ha cercato di fare della danza, anche per collegare queste iniziative alla realtà locale, alla nostra realtà. Spero quindi che questo tipo di discorso riesca a trovare gli interlocutori adatti, perché questo naturalmente è necessario. Non mi riferisco naturalmente soltanto agli sponsor, mi riferisco soprattutto ai promotori culturali, mi riferisco alle autorità locali, all'amministrazione locale, insomma a tutti coloro che possono prendere questo tipo di discorso e portarlo avanti. Se c'è intenzione di fare un tipo di programmazione di questo genere, io penso che l'iniziativa avrà un futuro. Iniziativa che vale la pena portare avanti, perché Liliana Merlo ha rappresentato veramente qualcosa di importante nell'arte e nella cultura di questa città. Siamo molto felici che lui sia tornato a darci questo regalo, siamo veramente molto molto felici, perché vedere dei progressi così da una piccola scuola come la nostra ci fa tanto. Ho ricevuto un mazzo di fiori di Cristiana. Sapete, Cristiana studia a Madrid, non so se chi era presente l'anno scorso quando abbiamo fatto il nostro saggio, lei aveva fatto allora il passo di avvio, adesso frequenta la scuola di Victor Urriate e ha mandato un augurio a tutti quanti noi con un bel mazzo di fiori, per cui anche lei è presente stasera, anche se non è qui con noi, con il pensiero, con il cuore. Allora, di nuovo grazie a tutti e arrivederci.